Allora, rifacciamo la prova con il regolatore, quello stupido, ma abbiamo fatto arrivare questo. Quindi siamo a 5 ampere e 6. Quindi, regolatore quello stupido da 15 euro, riusciamo a tirare solo 5 ampere e mezzo. Adesso però serve l'altro telefono, perché adesso mi serve l'applicazione di questo. Abbiamo tolto di mezzo questa stazionia, abbiamo attaccato lui. Ci dà il software, ci sta dicendo i risultati dicendo? Oltre le aspettative. Tira su 170 watt, che vuol dire che dai pannelli rileva 11-10 11 ampere e riesce a convertire fino addirittura 12 ampere da mandare in batteria. 170 watt, i pannelli sono dichiarati per 200 watt, diciamo che è più del doppio della resa di questa cacata qua da 15 euro. Questa resa qui ho un problema di cavi, perché io non pensavo di andare oltre 10 ampere, quindi sul camper dobbiamo vedere la sezione dei cavi se è sufficiente a sopportare 12 ampere, per quanti saranno. Cerco di scaricare la bicicletta per fare la nuova carica. Ho già fatto un giro intero del lago, ma ancora è dura. 61% di batteria ancora da scaricare. Faccio il secondo giro di lago. Secondo giro del lago, al contrario fatto, ma siamo ancora al 47%. Diciamo, ero tipo qui giù, ho rifatto tutto il giro del lago. Ritornato qui, ancora 41%. Secondo me col Victron ci si riesce facilmente. Ci ho da tirare giù almeno un altro 20%, 20-30%. Un'altra salita da fare, vediamo se ci riesco. Allora, quello che abbiamo adesso. Ah, se si vede un palo lì è perché ci sta crollando il coso. Allora, in questo momento abbiamo i pannelli con 138 watt. Sono pure un po' pochi, ieri mi faceva 170. E in batteria ci vanno intorno a 10 ampere. Lì la batteria è in carica. Ah sì, ti sei sacrificato? Sì. Ecco qua, questi sono i dati del giro che ho fatto. Allora, 29 km, ho buttato giù 68%, quindi la batteria sta al 31%, dico 32%. L'altro test eravamo partiti che la batteria stava intorno al 25%, quindi più o meno è la stessa cosa. Guarda qui quanti ampere sta succhiando adesso. Andiamo a vedere. 23 ampere, siamo partiti da circa 20 minuti, quindi già 100 watt li ha tirati via dalla batteria. La batteria sta a 12 volt e con il supporto dei pannelli qui. Vediamo se ce la fa. Poi vieni qua. Qui c'era un bel casino di cavi l'altro giorno. Ah sì, ho sentito, scottava. Quindi qui abbiamo sistemato un po' le cose. C'è questo cavo, questo connettore, pure questo poi abbiamo da sistemare. Qui tre cavi da 4 mm, quindi 4, 8, 12, come se fosse un cavo da 12. Da qui entra il Victron, qui entrano i 10 ampere. Ma qui che succede? Che mi sono accorto? Questo lo devo sistemare perché qui il cavo è freddo. Poi guarda, qui giù comincia già a diventare tiepido. Queste connessioni, queste qua, sono calde, perché da un cavo grande va a finire un cavo più piccolo, questo per 10 ampere è troppo piccolo. Quindi qui si genera calore che risale un po' indietro qua. Senti con la mano. Senti com'è caldo? Mi ammazza. Parto adesso con l'altro gestore di carica. È durato un'ora. Mi sono dovuto fermare perché era andato in protezione l'inverter. Ho aspettato un'ora caricando la batteria dai pannelli e poi sono ripartito ed è riuscito ad arrivare alla fine con solo 60 ampere di batteria. Vediamo. Si vedrà. Allora, ho dovuto cambiare i cavi per rifare la connessione, questa qui con 4 mm, perché qui era diventato veramente bollente. 10 ampere su che erano 2 mm e mezzo di cavo non ci vanno proprio. In questo momento siamo a 12 ampere, 160 watt. Allora, abbiamo iniziato la carica della batteria all'una, adesso sono le 2:20. Tiriamo dentro la batteria 12 ampere e mezzo,
l'inverter non è mai sceso sotto gli 11,5, c'è un carico appena appena, sono 316 watt in totale che abbiamo tirato via dalla batteria. E se consideriamo che stiamo togliendo 13 ampere dalla batteria, ma ne buttiamo dentro 12,5 dal Victron, dai pannelli, siamo in una situazione di equilibrio, per cui è matematico che carichiamo tutta la batteria. Fase finale della carica, siamo scesi sotto 10 ampere, 348 watt all'inverter, sale il voltaggio, quindi fase finale della carica siamo scesi a 5 ampere, cioè il sole è ancora lì, ce n'è abbastanza per finire la carica. Fine della carica sono stati 440 watt. E perché in effetti era leggermente più carica la batteria, però la batteria è a 14 volte 3 carichissima, mentre invece con l'altro regolatore era 12,2 tipo era rimasta. Questo è lo stato adesso: 2 ampere in batteria, 30 watt con il tramonto, solo 60 ampere di batteria aiutati con 200 watt di pannelli solari, si carica tranquillamente una batteria da bici da 500 watt.